Nella prima partita della serata assistiamo allo scontro tra Latton Edil Spa Milano, Nuovo Bosco La Tenuta Carimate e Discoteca Albert Club Fino Mornasco. Passano in vantaggio i viola su un contropiede fulminante con Valente che conta rimbalzi e gonfia la rete. L'Albert chiama e Latton Edil le risponde. Caldirola trova uno spazio in mezzo a tre uomini e riesce a trovare l'angolino basso. Altro contropiede e altro gol viola, questa volta è Castelnuovo che viene bloccato da Zanotti la prima volta e lo batte la seconda. Ma i bianco-blu non demordono ed è ancora Caldirola che trova il gol su un errore difensivo avversario. Inizia il secondo tempo e passano subito in vantaggio i bianco-blu con Cavalli che manovra il contropiede e firma il 3-2. Ancora Albert e ancora Cavalli che questa volta serve l'ex Sampdoria Bertani che insacca. Bertani non si ferma e dopo pochi minuti rientra e di mancino gonfia la rete. Cinque gol in fila devastanti per l'Albert, Cavalli firma il 6-2 e poco dopo ancora Bertani firma il 7-2. Latton Edil però non si perde d'animo e pochi secondi dopo Crea segna con un tiro rasoterra dalla fascia. Chiude i giochi il gol di Crea, che stanzia il risultato sul 7-4.